fare signori mo vi racconto la vera storia di un brigante. Antonio Franca gli era lo nome e era per tutto un bravo guaglione. Cari signori, mo vi racconto la storia vera di un brigante. Antonio Franchi era lo nome, era per tutto un bravo guaglione. Fino a quando non aiuto soldato, era un uomo non comandato. La notte sognava l'amore e alla gente donava il cuore. E mentre che è stato soldato, ha fatto un po' di scuola. La legge scrive si aveva imparata e la capa l'aveva cangiata. Quando è tornata andata a Basilicata, alle signore si è ribellato. Si è ribellato contro i potenti che trattavano male la gente. Ma lo sindaco di un paese, caro credi è ignorante, carcerato volia mannà. Così su cacciava per Nanda, noi non ha trovato una scusa, una lettera in mano l'ha messa e ne ha chiesto con tanta bontà, allo prefetto tu l'hai a portare. Tanto riguardo l'ha messa in sospetto, per la via pigliata e l'ha letta, ha capito che c'era l'inganno, la vita sua la stava perdendo. Con rabbia e con sangue a lui, ci è tornato a andare al paese. Pigliato sin che andato suono e l'ha spedito in tuo paradiso. È stata da quel momento che la vita sua è cangiata. È diventato capo brigante che si difende da mala gente. Notte e giorno per le montagne tu passava, lassava lo segno. Le ricche faceva pagura, poveri le trattava con cuore. Una guardia ne via per un mese che in America faceva emigrare. Se tu brigando la stava divisa pure i compagni poteva portare. Come non fosse ci aveva creduta alla parola dell'uomo di legge, a Potenza l'hanno portata, mondo reale fu fucilato. E così finisce la storia del brigante, ci resta a memoria. Cari signori, l'avete capito, delinquente, nessuno c'è nato.